So Shard E benvenuti, e benvenuti in, in questa, questa nuova trasmissione. <ride> no. Sta a pisciare, eh, <ride> Era intuibile. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, benvenuti. eccoli qui. Allora, eh, buona 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 sera. Sera. Buona sera. ai professori, abbiamo qui Luca Raina, eh, nuovo <ride> in questo format. Eh, il sempre verde Alessandro Carnevale e un nuovo gruppo creatosi da pochissimo. Gli MDO, bello, incredibile, eh. Buonasera. Sono moderni gli, Vai, MD, gli MDO. Un gruppo di che? MDO. Gruppo. <ride> Musicale. Gli MDO. Che vuol dire? Un mercato di <ride> <ride> Tipo cacchi. MDO. MDMO. Ma ci stanno pure i mercanti. Ma eh ciao. sì. Ma non sapevo niente. Ma, ormai no. è proprio bypassato. Eh. Cioè, però io vengo bypassato. Ma ormai loro sono come il prof. Cioè, sono fissi in sta rubrica. Come si fa senza i mercanti? Come, come si fa? fa? Giusto. Tra l'altro, professore, eh, l'altra volta senza di lei. Ma finalmente l'abbiamo di nuovo qui e direi di iniziare subito a cannone spiegando okay. un po'... Potevo ma... semplicemente guardare lì. No? Eh, vabbè, per però... Capire la gag. Che... Cioè, è, è, ma è piccolissimo. È riuscita perché è piccolissimo in culo. In realtà è sottile insieme perché, insieme perché, insieme perché, insieme in cazzo, perché Achille ha detto, cazzo, mi copre la tastiera, mercanti ah. di orecchie. Ah. Ok, quindi ah, ah, diciamo che hanno attuato un rebranding. Hanno fatto bene. E secondo me funziona di sì, più MDO, cioè mercanti sì, di orecchie. MDO. Cioè, allora, eh, prof, se vuole spiegare ai nuovi, ma anche al professore, in cosa consiste questo format, il miglior format di Twitch Italia, prego. Il miglior format di Twitch Italia? Allora, partiamo dal presupposto che avete detto tutte cose assolutamente <ride> condivisibili, <ride> e che non sarà se una penso... gara didattica, non è propriamente una gara didattica, semplicemente eh, verranno mostrate delle immagini che abbiamo selezionato eh, io, te e il prof Ryan, il mio caro collega e arrivano da film, fumetti, immagini, opere d'arte, insomma, un sacco di roba che ha a che fare con la cultura visuale. E a turno dobbiamo raccontare che cosa evocano in noi. Quindi non è un, una sfida al indovinare esattamente da dove provenga quell'immagine lì e qual è l'interpretazione canonica, anzi, semplicemente dobbiamo metterci a nudo e raccontare qualcosa che ha a che fare con che il nostro essere, interpretiamo e siamo, siamo felici di poter condividere qualcosa di particolare su Twitch. Perfetto, perfetto. Bello, bello. Intanto, benvenuto Luca Raina. La prima volta che ti trovi qui non hai visto il format, quindi sarai un novizio. Sì, se vuoi, mento nel senso, no, no, mi spiace, non l'ho mai visto. Mi, mi affascina il nome che sono questo richiamo mitologico. MDO mi sembra invece una, una multa, però insomma, spero che siano bravi. E sono stracontento di essere qui. Ho fatto un MDO, sembra un esame. <ride> è, <ride> però, è un demone che so, evocheremo. MDO, ma al collegio c'è la barba tinta. Cosa? Al collegio c'è la barba tinta. Sì, sì, mi hanno tinta per sembrare più giovane. Ah, e... eh, un trick eh, cinematografico, però, diciamo. Sì, quest'anno quest mi hanno tinta, di solito me la tolgono, insomma, sono in balia del, del, degli estri del... del, del, del... Vabbè, ah, allora, non beh, decidi tu quindi. L'unico lavoro... che può sembrare vecchio è il preside, <ride> esatto? Sì, perché effettivamente insomma, non è che e poi in realtà il preside molto... è senza tempo perché è uguale in ogni epoca. Il cioè, preside è tipo Charles Char Xavier si, sì, si sì. è sempre, <ride> sempre uguale. Va bene, allora <ride> sì. beh, loro fanno un lavoro, diciamo, di chiamiamolo make-up anche no? più o no, meno. Certo. Cioè, nel senso, ci sta. Allora, Marco, siamo pronti? Ci siamo, okay. può mandare la è prima tutto immagine. Oh. Oh. Questa... oh, grandi tecnici. Ok, allora questa l'ha selezionata Luca, se non sbaglio, vero? È mia, è mia. Perfetto, è mia, è allora mio, partiamo da Alessandro. È molto difficile discostarsi da l'origine, la provenienza di questa immagine qua. Eh, diciamo che in termini assoluti ti racconta un po' il senso del mistero. Questo falò eh, in mezzo... Ad un contesto molto particolare, non c'è nient'altro se non le stelle, quindi sembra un attimo dove vengono rivelate delle, delle verità incredibili. Anche l'abbigliamento dei due personaggi è molto particolare, questi due archi che sono piazzati lì e non sai bene esattamente per quale motivo. È una sensazione di mistero, di non lo so, voglia di scoprire, però il sottotesto è questo. C'è un attimo di rivelazione, sta arrivando una verità trascendentale e loro sono esatto. lì intorno a questo fuoco per, per scoprirla. A me ha dato proprio no, il veramente... senso di una verità che sta per essere detta, o comunque mi sembra tipo figura paterna eh, ehm. e figlio. Si vede che ci sta una scala in basso a, a destra, questa eh. qua. Ho, mi sono fatto tutto un flash che quello giovane ha salito tutta la scala in cima, magari a questa montagna, dove questa figura paterna gli rivela una verità. E poi dovrà proseguire comunque il percorso che non è finito. C'è cioè un arco che può simboleggiare proprio il passaggio. Il rito di iniziazione. Ecco. A me la cosa che ha più colpito è la prima cosa che ho notato. Vedo un fascio di luce in modo tipo circolare. Un fascio. Che è comunque un fascio. Quello sulla sinistra, intendi? Esatto. Anche se mi nuvola sembra un po', sì, non lo sì. so. eh, Però sembra più un fascio di è luce, vero. perché anche comunque che sta lì con le stelle, quindi già dà un'idea di astratto. Sì, anche il fatto mistico. che c'è la scala, io ho avuto la stessa Vibe che ci ha avuto Simone. Perché sembra quasi come o quando stai in un sogno, oppure quando quasi fai una seduta spiritica che ti ritrovi in un altro punto. No? Ma visto, mai tipo nei film che tu stai là, all'improvviso stai in un altro posto, ma anche quello che può simboleggiare per dire un falò. Che un falò ha anche questi simbolismi. Quindi ci ho visto una cosa come con magari una figura che è venuta a mancare. Non Beh, non a me il falò di... evoca il racconto. Eh, forse perché ho anche i ricordi eh, del mio periodo da scout. E quando ci si riuniva appunto attorno a questo falò c'erano magari dei giochi dove dovevamo inventarci delle storie o raccontare delle storie un po' intime, ovviamente sempre colorandole, un po' come il protagonista di Big Fish. E come diceva anche Gianluca. La componente a sinistra, che è a metà tra un fascio di luce ed una nuvola, evoca già un piano che non è il nostro, un qualcosa di mistico, di trascendentale. Quindi ehm, è particolare questa immagine perché vediamo, sicuramente una figura più anziana, più saggia. No? Ovviamente il barbone lo associamo immediatamente alla saggezza e alla giovinezza, la virilità eh, di questo ragazzo. Sembra anche un passaggio di testimone. Però eh, potrebbe essere appunto un racconto della vita passata di quest'uomo colorata per donare speranza a questo e coraggio anche coraggio a questo ragazzo che sicuramente è forte è in forze ma magari è impaurito tu Marco yeah. molto simile a Davide e aggiungo che mi dà un po' l'idea come se lui incontrasse se stesso da giovane o lui anziano che incontra lui giovane o lui giovane che incontra Diciamo la versione di set anziano più saggia, eh. un punto d'incontro pure. Mm -hmm. starco e questa, diciamo, è la sensazione. A parte il fatto che non sono mai riuscito a uscire dalla prima stanza. Di questo gioco è eh, tipo okay. di... <ride> <Ma sei ride> monkey island che è? Sì. Ah. No, io non lo so, dovevo grattare, poi l'ho capito che dovevo aprire quelle cacchiote corde intorno alla mano, dietro eh, al divano su una. Me ne hanno sempre parlato vetro. bene, ma non ci ho Bellissimo, mai giocato. però non sono capace. Beh, proprio per questo, eh, prof. Eh. Ci dica: dato che questa l'ha selezionata lei, quindi non la interpreta, No, in realtà, però in realtà ci dica dica qualcosa l'ha cambiata. cambiata. La mia era diversa, me l'ha cambiata per, per motivi di grafici. Eh, però sì, il gioco è quello. Adesso, francamente, non saprei quale Monchiaia, perché questa immagine a occhio sembra non sembra il primo Monchiaia, forse il secondo o il terzo, ma magari qualcuno ce lo scrive, ce lo dice. Eh, sì, ehm. È una screenshot di un'avventura di, un di Monkey Island, che è un gioco. Visto prima degli anni 90, io credo di averci passato insomma come riggi alla ricerca di un senso. Sono riuscito a uscire dalla prima, dalla prima stanza, però era un gioco molto complesso e ai tempi era un gioco molto innovativo. Eh. Era Lucas Arts che lo faceva, eh, erano le avventure punta e clicca, si chiamavano così eh, perché praticamente con il mouse andava a esplorare l'area la, di gioco e si potevano combinare. E quindi era una specie di escape room: prima dell'escape room ed era affascinante. Affascinante perché era divertente. La grafica era bella, era scanzonato. La scena che avevo scelto io era una battaglia di insulti che si faceva combinando l'insulto con la giusta risposta, quindi invece di sciabolate, eh, i, gli, i pirati si scambiavano veramente insulti che andavano raccolti all'interno del gioco. E, oh. sì, tutto quello che ti ho detto è bello, è moltissimo, ma il gioco era veramente scanzonato, nel senso faceva proprio ridere, ed era forse il vantaggio e la di questo di questo videogioco sul quale ho. Consumato ore e ore della mia presenza, tra l'altro, in chat ci dicono che è il primo Remastered. però okay. eh, vabbè, vedi, vedi vedi, ecco vedi, vedi. Infatti, non mi ricordavo perché è molto bello. La grafica del primo era molto meno, meno pulita, era proprio pixellata ancora. Ma mm. uh, e, eh, naturalmente, eh, magari lo proveremo in live. Perché no? Si, mi rompicapi potrebbe, ah, essere, beh, da, eh, eh, potrebbe essere divertente. Eh, ci cioè, potrebbe stare eh. un rompicapo in live. Lo eh. storico sì, assolutamente. Beh, il momento dei mercanti, prego hanno creato una musica ispirata da È questa così. immagine esattamente sì. oh. Eh, mamma mia. Ecco, Molto seccatissimo. parte sempre l'applauso spettacolare. Cioè, sembra bella, una bella, musica grazie. che potrebbe stare benissimo in un videogioco indie, quelle con le musiche fatte bene, eh. ispirate proprio? No, sì, le grazie. Stelle. Ricordato bella. un po' il mondo magico, appunto, notturno eh, un po' notturno, di incantesimo sì, nell'aria. A tratti Bellissimo. mi ha ricordato Undertale? Eh, sì, eh sì, Vabbè, comunque eh. l'atmosfera notturna, sì. Il, sì. due persone che stanno per. Notturna, ma non cupa hein? in senso mm. esatto. esatto, è magica. È quasi magica. Sogni esatto. esatto. d'Oriente sembrava un po'. Non lo so. È eh quella da scelta da... del suono molto classicata. No? bello, bello, ottimo. ottimo. Ok, andiamo persi. avanti con la seconda sì, immagine. Siamo alla seconda immagine scelta da, eh, non lo so. Eh, in base a come Vediamo la selezione di Allora, un attimo, dovremmo funzionare. Se faccio così, prendi magari una delle mie. Così facciamo partire il prof. Se ce l'hai selezionata. A destra, dovrebbe cambiare. Si sta solo no, perché è zoomato. Ah, aspetta, è che è tutto schermo. Ah, ok, Uè, ma questo okay. è questo. questa è la selezione sempre Luca, vero? Sempre mia, sì, sempre mia. Okay. perché ma Ho cercato di, di, di raccontare. d'accordo, Luca. Okay. Eh? andremo molto d'accordo. Allora, no, <ride> so, <ride> Con queste scelte è, mi piacciono tutte. Carrellata nerd, una carrellata. <ride> io che sono io, in realtà, sembro una persona seria. Ma sono, non, <ride> sono seriamente un nerd. <ride> Allora, manteniamo lo stesso ordine per il momento, poi le cambiamo in base alla selezione. Prego, Ale. Allora, eh, qua c'è proprio un discorso di infanzia: nel senso che conosco molto, molto bene questa immagine, ha accompagnato i miei momenti da nerd che viveva già all'epoca in mezzo a un bosco. E guarda, rivedendola adesso eh, nasce una sensazione di contrasto molto particolare perché. Questa roba è evidentemente disegnata, dipinta a mano da una persona che ha voluto illustrare qualcosa che esisteva soltanto sulla carta, c'era un regno fantastico e quindi c'erano degli illustratori che venivano appunto eh, veniva loro commissionata la, la necessità di dare una un'immagine dei mondi assolutamente fantastici. E adesso questa roba si è un po' persa, nel senso che Lavorando e avendo a che fare con il contesto digitale, ma soprattutto eh, rispetto al mondo dei videogiochi, questa roba qui c'è um, la cura, il dettaglio, l'idea di, un, di una persona che si mette lì e disegna. <ride> resta ancora nel mondo dei fumetti, però mi scalda un po' il cuore perché davvero mi riporta a quell'epoca dove qualcuno disegnava e tu lo apprezzavi tantissimo perché in qualche modo riusciva a creare un'immagine di qualcosa che. Fino a quel momento era rimasto soltanto nella tua fantasia e ti aggrappavi a sta roba qui perché poi era davvero l'unica cosa visibile che restava di tutta una serie di cose che poi ci racconterà magari Luca. E è bellissimo, mi, mi riporta veramente all'infanzia. Sì, ho apprezzato molto questo discorso perché effettivamente uh, quando, quando c'è stato il passaggio dalla letteratura al rendere uh, quelle immagini evocate per l'appunto dalla letteratura effettive. A me vengono in mente per esempio le, le carte di Magic che sono eh, certo. successive a Dungeons and Dragons perché è del 93, però anche lì c'erano grandi artisti come John Avon, uno dei miei preferiti, che riuscivano a creare quelle che poi erano semplicemente delle immagini che tu ti hai ricostruito nella tua mente. Quindi eh, anche con alcuni film, i primi film fantasy magari di un certo tipo. Eh, assolutamente poi qui vediamo vabbè, il tesoro, chiaramente che a livello iconografico è associato al drago, un po' come anche Smaug se vogliamo. De, insomma, de Tolkieniana Memoria. E quindi sì, indubbiamente questa più che l'immagine in sé, come dice Ale, mi ricorda dei momenti uh, felici della mia vita in cui vivevo uh, altre vite in altri mondi, grazie alla letteratura, al cinema e appunto a, alle immagini. Magari da, anche di Andy, ho giocato per un periodo, ma di Magic che tra l'altro mi rapì proprio per le illustrazioni. A me non ricorda nulla, ergo vorrei parlare proprio dell'immagine in sé. Cioè, l'immagine in sé è, è uno snapshot di un momento violentissimo, di un millisecondo, di, però nel mezzo di, 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 di un impeto, di un attacco che sta essendo sferrato, no? e mi viene da pensare: vincerà il drago o il cavaliere? Ho dato per scontato che vincerà il cavaliere. Quindi, non lo so, forse dice di me qualcosa, questa cosa. Non lo so. Io esatto contrario, però sai. ne apprezzo il dinamismo. Okay, se, se, sento proprio sembra la violenza. Si muove, sì, sì, sembra quasi che, che quel colpo mo lo sferra. Mm -hmm. Lo sta per sferrare, ma non lo sferra mai perché è una foto, mm -hmm. eh, vai, Gian Ah, io sono l'ultimo. No, ancora... <ride> oppure quando uno, uno dice sto a vedere i draghi. No, perché okay. il mio spezza <ride> <pure> abbastanza <ride> il mood. Me, vai, vorrei... vai, vai. Meglio. Ma a me lo so dire, a me queste cose hanno sempre ammosciato i coglioni in una maniera oh, gigantesca, no, no. ok. Cioè, nel senso, se tu mi devi dire che sta per accadere in uno scenario reale, che di reale alla fine non ha nulla, non rappresenta un cazzo. Ecco, è tipo quando magari si lamentano dei valori di potenza, ma non so almeno che quello non sia un toro, un supereroe. Ok. Uh... Nel senso, il pavimento rotto, la lava sotto. Un dragone che solamente un dito è grosso come la tua persona. un barbaro di livello 20 può affrontare un drago. Un barbaro di livello 20 mentre le fate le pipette su DD. Sì, però nella vita reale, un barbaro di livello 20, ma anche livello 55. Ma nella vita reale c'è anche il drago. Eh, capito come? Però mo' ho 28 anni, e mi sa mosciano i coglioni. No, ma lui è tipo toto. È una cosa che. È una cosa È quasi la divinità. Sì, se sta a livelli epici, sopra il livello 40 diventa semidivinità. Okay. Tra l'altro mi piace molto di questa immagine il fatto che uh, gli arti, diciamo, superiori del drago escano mm -hmm. dal riquadro e anche la punta finale del piede. È così grande che esce pure dalla è Questa è una soluzione estetica proprio. molto bella. Sì, Ritorno sì. sempre alle carte. Eh, quando cominciarono a fare le carte textless... Perché su Magic c'è illustrazione in un riquadro e sotto la spiegazione. Invece, ad esempio, su alcune terre, anche dello stesso Avon, c'è tutta quanta la carta che diviene solo immagine e non c'è più il testo. È una soluzione visiva che mi piace perché sembra sì, fuoriuscire dal seminato che lo stesso disegnatore ha creato. Vai, Marco. Ah, non te se sente Marco, mic, mic. Oppure se non lo muovo, raga, ogni tanto fa questa cosa. Mic, Scusatemi, mic. ragazzi. Stavo dicendo okay. che a parte sta figata che in effetti è vero, sembra che è così prorompente che esce fuori e, e per un drago è classica come cosa che ti dà questa sensazione di essere gigantesco. E poi vabbè, la semplice lotta del bene contro il male. Cioè mh, questa spada luminosa, mm. questo scudo che a vederlo così mi ricorda quasi un UFO, non so perché, cioè, proprio po' orizzontale. <ride> Padellone per fare la pariglia, eh, <ride> pure, infatti. E poi se vogliamo analizzare ancora più a fondo mm -hmm. non è un male qualsiasi, è il male animalesco no? portato all'ennesima potenza, cioè non è un, un Darth Vader, capito? È un, un drago, eh sì, no, sì, la quella sì, bel... poliva... inferno, inferno sì. una belva rossa la, che la lava la su belva per eccellenza, mm -hmm. insomma. Certo. Sì, quello mi sa che è oro, che forse da lì non lo vedi oro, bene oro, sì. sì, sì, oro, non è la... È tipo Hobbit sì. Smaug, insomma, sì, sì, poi è un drago rosso, eh. diciamo notoriamente, dall'iconografia fantasy è sempre un drago tesoro. Ricordo, sapete anche cosa? Le copertine... Dei gruppi tipo Epic Metal, tipo... Sì, <ride> mobili, eh, sì, 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 tipo... Sì, L'epoca è quella, è l'eroe di che era... Tipo era il rapso di On Fire, metal, di... questi of qua... Fire, sì. Eh sì, questo eh, è di On Fire. La... Il Manowar, lo sai? Il Manowar, sì, Man Man War, sì War, che era rap, come eh, si beh, chiamava la canzone... Ma sì, Manoware of Steel 2 .5. 2 .5. Art of Steel la canzone. Eh, eh, sì, sì, sì. Dragon mm. Force pure. Sì, sì. Pure a me, comunque, l'infanzia, tanto perché comunque è il ci power metal 14 esatto. anni, ah, però proprio questo stile è proprio del, dei gruppi power metal anni '90. Sì, anni '90 questo diceva bene ah, sì. il prof, andava proprio con questo sì, stile è vero. Infatti, sì, sì. questi mi sa che sono i manuali 2.5 degli anni '90. Ok, proprio no, bene. questo è cioè dico io, questa è Dimmi. questa roba qui. Questa, non, non so è, se qualcuno la eh, vedremo, eccoci questa roba qui, questa è oh, ah, la Rinascente di Milano usata ed è la cosa bella è proprio questa la prima edizione compravi, oh. compravi questa cosa qui cioè usciva dalla, come si chiama, dalla copertina era un vieni dentro a giocare vieni qui ed era, era uno dei Bello. primi giochi di ruolo che sono nati in Italia da, da, sono tradotti Bello. E, e ragazzi è stato per me è stato cioè, un'altra un grande fetta di adolescenza ma, ma, ma enorme Ci, diciamo che questa qui questa immagine è un po' i sogni bagnati dei tolkeniani, perché questo è, è, è smog il eh eh, sì. è, è visto corretto con naturalmente il, qualcuno che lo affronta anziché eh, sottrarre il tesoro, quindi non con l'astuzia, la, ma a, a suoni di, 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 di legnate fortissime. Mm -hmm. Con una, tutta una serie di elementi irreali, insomma, l'elmo con le corna, insomma, combattere una cosa del genere è, è buffo. Insomma, si muore subito quindi anche, anche con la padella, questa, cioè, è pesantissima. Quindi è tutto irreale. in questa, questa irrealtà ci sta proprio l'idea: vieni a vivere l'avventura. ed era. ecco, Per chi ha giocato i giochi di ruolo, e ha giocato questa roba qui, è stato un aprirsi di un mondo eh, di narrazione. Quello è il bambino, di... il guerriero è il bambino che guarda la copertina, in effetti. Mo che... sì. Sì, è vero è cioè, sì, che poi sì, mi ricordo sì, io da piccolo pure stavo un fissa queste sì, cose io sono senza volto ah. perché sei tu e eh certo, eh, ti infatti. devi identificare. chiaro poi quello che diceva sulle corna no? che sono scomode. Mi ha ricordato gli incredibili quando c'è. Edna Mod che deve programmare i vestiti degli incredibili. E fanno il mantello: il mantello è solo estetico, ma è un disastro. Cioè, e se, se poi fanno vedo... eh, che, che, ce morono, che? che, che ce le che scemorrano perché rimangono. Si fanno i vari modi in cui sono morti. Sì, fortissimi sono veri morti per questa cazzata. del mantello è inutile. Ma volevo chiederti una cosa. Luca, sarebbe la stessa cosa. Sì, volevo chiederti una cosa. Qual è proprio il ricordo che associ a questo periodo della tua vita? Cioè quello dei giochi di ruolo? Sì. Ma credo le notti infinite in cui si giocava fino a mezzanotte, la una, e poi si andava al bar a parlare delle partite, di cosa avevano fatto, i personaggi cosa avevano fatto, che cosa avrebbero fatto, e si faceva notte eh, inventando storie. Io sono debitore di quelle, di quelle notti a raccontarmi, a raccontare, a fantasticare. se. Se poi ho scelto di, di studiare letteratura, di studiare storytelling, studiare storia, perché ho, ho navigato attraverso le parole e le immagini in un'età in cui tutto era più facile. Tutto, tutto, tutto. Eh, vedete, c'è anche un, un tema ricorrente già in questa live, eh? perché pure prima col falò... No, con le... e sì, io sì. mi trovo molto d'accordo su questo, nel senso che l'ho raccontato più volte. È stato un periodo molto proficuo per me, perché ha, ha allenato tanto la mia immaginazione forse anche per scarsità di materiale visivo, uh -huh. cioè che alla fine eh, io ho cominciato a toccare il PC quando ero già grandicello, e quindi avevo quelli, i piccoli brividi, Enrise, eh, i fumetti, eh, giochi da tavolo come questo, eh, uh -huh. però è stato secondo me un, uno dei tanti motivi che mi ha spinto a magari ecco... Eh, perdermi in questi racconti E diventare sì, forse sì. un po' più creativo, fantasioso Tant'è che ancora oggi mantengo Beh, questa passione Mi sono messo a disegnare carte di lupus per piacere no? non è sì, che... Infatti, top fantasia pure là mm -hmm. Ok, là, America... Prego. Sono passati attraverso il gioco dei ruoli poi sono diventati scrittori, musicisti, cantanti no, Perché all'inno eh, la no. fantasia cioè, è secondo, secondo voi Poi oh, voglio chiedere anche a Alessandro Poi lasciamo la parola Si fa per dire non ai mercanti uh, Come è cambiata questa componente della creatività con la digitalizzazione? Siamo sovraesposti adesso ad una serie infinita di stimoli di stampo visivo e visuale, e da un punto di vista creativo, oggettivamente è un problema, nel senso che è un dato di fatto: la noia alimenta la fantasia e la creatività. Oggi questo è un limite gigantesco. Malgrado io avrei pagato qualunque cifra all'epoca per poter avere quell'enorme, quella vastità, quella moltitudine di stimoli a cui oggi siamo costantemente esposti. Però forse rileggendo un po' quella che è stata la traiettoria della mia esistenza e ripensando a quel periodo, è stata una fortuna avere così poche cose da poter vedere e dunque in qualche modo attraverso quegli stimoli plasmare la mia immaginazione. Perché non avevo nient'altro se non qualche sporadica immagine. Dunque tutto quello che mi sono costruito nella mia mente era oggettivamente un prodotto fantastico ed era mio. Oggi forse questa cosa manca un po'. Vedremo tra qualche anno se è un problema o un valore aggiunto. È eh, molto presto. Infatti te l'ho chiesto per questo perché già cinque anni fa, se non sbaglio, feci un video simile sul discorso della creatività eh, un po' minata no? da... Da, dalla tanta, dal tanto materiale che abbiamo. Però forse era un discorso un po' retrogrado, il mio, quindi non lo so. Vedremo nel tempo. Cioè io sono cresciuto così, però magari le nuove generazioni avranno nuovi stimoli anche nella moltitudine, chi lo sa. Però questa cosa della noia in realtà io la ribadisco molto spesso. e Ho fatto l'esempio forse... anche nella sessualità. Cioè forse che... siamo noi che siamo, siamo nati in un certo periodo e poi c'è stato questo shock, diciamo, sì. questa apertura piuttosto che invece chi c'è nato già certo. Sarà diverso, credo eh? sì. Penso che la creatività abbia talmente tante diramazioni, no, mm -hmm. che è anche sbagliato forse Però effettivamente lo sforzo mentale che devi fare per sopperire alla noia non è cosa da poco Cioè è ciò che mi ha salvato da dall'inettitudine, credo mm. Ok, allora, mercanti Eccoci. Eccoci, buonasera. Arri di nuovo, vai. Trippo. <susurra> Wow, battaglia fantastico. bellissimo. Eh sì, cioè. Un po' l'atmosfera sì, di, di Marco Zepoventà. <ride> <ride> Bravissimi grazie, ragazzi, grazie, grazie Il grazie. titano è un, un, po di, un, sì, sì. un po' di battaglia. Anche il suono, il suono scelto alle tastiere. Ricorda un po' quello che potrebbe essere qualcosa di asiatico. Insomma, faccio e... sentire il suono delle tastiere. Vai. Eh, Immaginiamo proprio le spade che si coltivano. Sì, perché è metallico. E si sente l'attacco per bene del suono, quindi siete Comunque mi sentivo, mi sono sentito anche chiamato in causa per il discorso del professor Carnevale, se fa bene tutte quante queste informazioni, questi impulsi creativi, diciamo, alle persone. Secondo me non è tanto, il problema non è tanto... L'elemento per esempio i social che ti bombardano di informazioni più che altro rendere le persone consapevoli del fatto che si può sfruttare la propria creatività in altri modi e il proprio tempo in particolare, <ride> giusto? Perché ormai è inutile remare contro questa certo. cosa, dici tanto, vale essere tutti ben consapevoli, sì potresti trovare molte più opportunità e più vie anche creative a quel punto l'importante è sapere il fatto che puoi sfruttare entrambe le cose come uno strumento secondo me la consapevolezza sta anche nel decidere di staccare ogni tanto cioè di non dare per scontato che bisogna stare per forza sempre tutti interconnessi esatto. avere la forza <ride> di farlo quello è la capacità è sapere eh sì. che si può fare esiste qualcosa di bello comunque Staccando, diciamo che entrambe. per l'essere umano è difficile Entrare in una situazione di scarsità nel momento in cui non c'è, eh, eh, <ride> Te la devi imporre. Eh, sì, Perché può farti bene. Sì, cosa, a voglia, eh. a voglia. Ok, andiamo con la prossima. Prossima immagine. Oddio. Allora, aspetta vai un po' avanti, che questa mi sa che è sempre del prof. Seleziona un'altra, così partiamo da, da Luca. Le puoi prendere proprio dalle la ultime. Stagione. Grazie, Giosu. Sì, prendi le ultime, avanti. quelle che ti ho mandato dopo. Tipo, tipo questa vai partiamo da luca mm. ma so io esatto <ride> <No, ride> questo allora è simone ecco, no? ah, è vero cioè, cioè, beh, cioè, <ride> Simone è infatti l'ultimo no? periodo ha un uh, no è interessante perché sembra una tavola da graphic novel sono da, um, molto moderna quindi siamo quasi contemporanea non riconosco chi sia, mi piace questo pixellato. questo texture dietro che insomma, fa molto eh, bagno o stazione della metropolitana è eh, compresa la, 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 la ma, Chietti, se da seggiolini. Ginocchietti, un po' più a destra. Cosa? No, scusa, diceva Simone de Spostarsi, perdonami. Eh, è cioè un ritratto dell'artista da giovane. insomma. Eh, vi è voglia di scoprire che se sta disegnando o se sta scrivendo per me sta sicuramente prendendo appunti di qualcosa, è uno scrittore che si è fermato in metropolitana eh, si è sistemato si è messo da bere qualcosa, osserva le persone scendere o salire dal vagone, intanto costruisce la sua storia, è una specie di, di Zazidan metro in formato grafico insomma, di, disegnato ok, ok, Ale? È un doomer lui, proprio. <ride> queste <ride> <Vero>. occhiaie <ride> che raccontano la, la tristezza del percepire una vita priva di significato. Eh, è molto particolare perché effettivamente ehm, l'immaginario che c'è attorno, anche a livello estetico, questo pavimento che ricorda effettivamente la pavimentazione delle metropolitane, anche eh, le piastrelle no, del della parete però poi ci sono appese quelle due cose con uno scotch dal colore improbabile quindi mi dà l'idea che lui stia in realtà abitando questo luogo un po' asettico un po' davvero da, da luogo di passaggio ecco se c'è un, un fir rouge all'interno di tutta questa narrazione è questo lui è in un contesto che sembra una stazione di una metropolitana o de, de, delle ferrovie italiane e ha deciso di abitarla infatti c'è questa copertina la peroni Riempita in un bicchiere di plastica, quindi, è... o forse è una roba di un caffè? Non il lo caffè. so. Poi c'è addirittura la bottiglia a fianco, c'è cioè uno che ha deciso di stare lì, a osservare il mondo con una grande tristezza nel cuore che si vede dalle occhiaie, che viene manifestata attraverso le occhiaie, e prende appunti sulla tristezza della vita. Questa però, è la sensazione che ho io. Però è compiaciuto di aver trovato un pavimento che si abbina con la camicia. questo Sì, sì è, è, è molto compiaciuto. <ride> eh. <ride> l'unica sì, felicità è è che è ormai l'ha trovato non si schioda più, capito? È l'unica cosa mio, positiva della vita. A me ha dato l'idea <ride> di un clochard appena l'ho sì, visto. Cioè ha detto questo artista un artista di strada, tipo. Uno che sta chiaramente osservando, cioè non ha un occhio addormentato, lui ha un occhio vigile, sta osservando e analizzando quello che sta accadendo attorno a lui, ma in modo distaccato, quasi da invisibile. Questo ho, ho percepito. Quindi sia sì, un artista di strada che passa inosservato, ma che magari nella sua testa ne sa. E ne sa a pacchi perché è un osservatore dell'essere umano. Questo mi ha dato l'idea. A me sembra un bagno. Mi Beh, ricorda sì, le, piastrelle. Le, le piastrelle di non un bagno Un'impressione impressione date un bagno, è vero, mm -hmm, sì. Marco. Io non la commento eh... che l'ho scelta. Poi vi dico ah, okay. l'artista. Io non lo so, mh, vedo anch'io la depressione. La sento, poi non so, perché sembra trascurato me da sta sensazione. Poi, un po' pure queste cose appese sui muri. Per un attimo ce lo sai quei personaggi complottisti, classici. <ride> che attaccano e si fanno tutte teorie, mi ha dato questa sensazione, però non lo so. E che sta, sta lì a prendere appunti per cercare di capire come quello ha ucciso qualcuno, sai, quei personaggi classici da sì, film, sì, sì. thriller. E okay. questa è la sensazione, è for forte depressione, sento. Però okay. non lo so. Tu, Gian? Bah, a me il primo acchito mi ha dato tipo di un sociopatico, tipo quando ho visto la faccia, poi invece mi sono più spostato sul lato artistico. Ok. Quindi sì, tipo qualcuno che sta scrivendo qualcosa, però che guarda verso un altro punto. Quindi, eh, mi sono immaginato che sta a guardare perché inizialmente ho percepito un bagno, poi mi sono lasciato trasportata tutta quanta la cosa. Quindi ho immaginato che magari stava osservando altra gente. E secondo me la foto, per appunto, quando andare su questo. Cioè, nel senso dell'osservazione e del prendere Appunti perché, mm -hmm. ma anche il posto dove si trova sembra un posto quasi surreale, cioè mm -hmm. nel senso è impossibile che sia un bagno. Cioè nel senso, tu immagini una su quella sedia in bagno, <ride> oppure bocca. potrebbe far parte, non lo so, della sua lucida follia eh, che ha bisogno di quel luogo e quindi sposta mm -hmm. eh, anche la sedia lavorativa. Perché lì ha l'ispirazione, La sa. faccia alla Van Gogh è una delle prime cose che mi ci hanno dato un po' l'occhio, effettivamente, sai? Sì, allora... Però per poi mi sono lasciato... però poi, vabbè, comunque è molto scuro, deve de, de pelo. Uh -huh. Sì, poi però anche... L'espressione un po', no? Folle. Sì, poi diciamo che uh, la pelle ha una colorazione che tende sul verde, che dà anche un po' uh, la sensazione di malsano. Cioè non sembra una persona sana anche fisicamente, no? Malaticcio, sì, malaticcio, sì. esatto. Tipo, con l'itero, eh, sì. Allora, lei è un artista in realtà newyorchese, Hope Gangloff, e c'è un po', effettivamente, un po' Van Gogh, anche un po' schiele. Se vogliamo, eh, però, vabbè, l'ho scelta perché mi ricordavo dubbi, quindi ho detto <ride> 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 eh, mercanti. Grazie. Prego, eccoci, okay, eccoci, qua. mentre passa l'ambulanza, vai, <ride> vai, triffo. Visto o proprio le, le persone che, che, eh. che passavano inesorabili in questa meta, è lui che appunta tutto, non, non gli sfugge niente. Questo è eh, eh, Io ho letto, sì, la, la, la decadenza con dei lampi di genio, però. Mm -hmm. Una specie di brillantino. Il... So, tipo... Il genio nel caos: sì, tipo sì. Un, sì, un brillantinaggio, un eh. qualcosa di brillantinoso sì, in un, in un contesto, però per l'appunto non uh, sano. Sì, sì. Abbiamo deciso di mettere un accordo maggiore alla fine, quindi diciamo, un risvolto positivo e felice sul finale. Perché abbiamo immaginato che magari arriva sul finale a scrivere un qualcosa che magari lo soddisfa, e, oppure arriva, non lo so, col, col pensiero a un. All'illuminazione. La magicanza, esatto. La vita ci, ci vorrebbe un accordo ispirare... maggiore ogni tanto. Che eh. <ride> esatto. Cioè. Ci siamo fatti ispirare dallo sguardo che comunque, cioè, vediamo che lui sta scrivendo, ma lo sguardo è concentrato nel nulla perché magari sta pensando qualcosa da scrivere, come fosse, non so, un artista che appunto cerca l'illuminazione mm. nel momento in cui gli viene l'idea. Mm. E eh, quindi il finale dà questo senso di speranza nella riuscita di, della trova dopo so, tutta questa tribolazione, di quasi di questa, questa melodia che inciampa su se stessa, no? A una certa esatto. trova il suo sfogo in un accordo maggiore che poi è solo la, la lampadina che si accende, no? Mm -hmm. Esattamente. Oppure, è veramente la di Shining. Che in realtà è un pazzo, e sta disegnando <ride> quello che vediamo appeso al muro mille <ride> volte. <ride> <ride> sì, sì. Tra esatto. l'altro eh, piccolo dettaglio: in realtà mh, il suo sguardo mi ha fatto pensare che anche il suo abbigliamento, che sembra appunto un clochard povero, comunque, in realtà potrebbe essere quasi una scelta, perché molte di queste persone che sono scrittori magari hanno pure il modo per vivere in maniera più um, presentabile Se vogliamo dirla così, soltanto che non gli interessa esatto, e quindi sì. sta nel suo mondo proiettato a pensare cose, poesie, un diario o altro, sì, sì, è vero. E anche quello, Marco Ghidano, <ride> una, <ride> persona una fa facoltosa, un comunista con Rolex, <ride> <ride> però non lo, non lo ostenta, lo tiene in casa. Se è salvato Simone, che non te stavo a sentire un attimo, sto a leggere un commento. Ok, <ride> eh, sì, anche quel caffè lasciato lì, non lo so, magari in realtà sì, un uomo che magari avrebbe i mezzi, però decide comunque di mantenere uno stile di vita consono. Alla sua, sì, alla sua natura, mezza gente, certo. È un po' troppo luccicante la musica secondo lui. Perché per un soggetto che non riflette neanche la luce, mm. che ha notato sta cosa tra i commenti. Quindi, carina, sta cosa che hanno notato che sembra quasi non riflettere la luce il personaggio eh, sì. però l'idea eh, certo, mia invece che scappava tanto osservato. la musica perché era dalla mente, dalla cioè mente che lui certo. con la mente sì. la luce, cioè era un'idea non è un sì, fatto sì. magari è depresso ma c'ha avuto eh, lui non emana la visione luce, ma, eh. la sua mente evidentemente sta attiva è eh, quello Guarda, tecnicamente avuto. sta roba qua riguardo all'espressionismo tedesco visto che eh, poi Davide aveva citato, in realtà è austriaco cile, però ha a che fare con, uh, con questa impostazione si chiama appunto sintesi sottrattiva cioè abbini colori in modo che la luce venga assorbita e scenda di tono è una roba che utilizzano anche i registi o meglio i direttori della fotografia per esprimere questa sensazione no? No, il colore sbontriere. completamente slavato che ti, che ti deprime, che ti lascia questa sensazione di insipido come a dire che la vita è altrove, che si è perso sì, qualcosa sì. eh, Lars von Trier utilizza spesso questo registro certo, infatti non a caso ha fatto la trilogia della depressione, Ma Dogman era più eh, no Dogman, Dogville era più asettico, mm -hmm. perché era una sorta di set no, teatrale dogma, la... ah Dogma, eh. scusa ho capito Dogman, no, pensavo no. intendessi Dogville sì, vabbè sì, 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 sì. ok, andiamo con sì. la prossima Prossima immagine da quanto è iniziata? da Non lo vedo da qua, una mezz'oretta, credo. Sì. 43, 40 minuti. Minuti, 43 minuti, ok. Eh, andiamo sempre con Luca. va uh, bene questa è... è stranissima, nel senso che è una sicuramente una uh, performance, una performing art. Uh, pfum, è strana, è eh? questa tutina così un po' didattica, cioè, insomma, un po' ambigua. Ma la cosa che affascina sono i punti. Sembra quasi qualcosa da caption. Da videogioco, no? quindi stanno catturando dei movimenti. Allora la cosa è, è affascinante: è un qualcosa che è fine a se stessa, cioè questo che vediamo è il risultato di una uh, qualcosa di, di, di proprio di arte performativa, o stanno catturando i movimenti per un videogioco o per qualche scena. Quindi è bellissima l'idea del gioco di un'immagine che è così, ma probabilmente serve per qualcos'altro. Quindi l'idea di un rincorrere il vero. Che francamente è un po' insomma, quel, anche il gioco che stiamo facendo noi. Siamo alla ricerca di un senso, eh, magari un senso costruito, non, non ci arriviamo, ma ci proviamo. Ecco, credo che sia forse qualcosa di questo. I pallini luminosi servono per catturare i movimenti delle, insomma, delle giunture e stanno creando sicuramente un'animazione, un, un videogioco, probabilmente. Si vede che anche sulla faccia, eh, vedo sulla faccia che ci sono eh, i, rilevamo, i, rileva, i rilevatori di movimento, quindi sicuramente questo. Che cosa mi, mi fa venire in mente? Ma forse che tutto è un po' Matrix, che in realtà quello che stiamo vedendo qui è soltanto una parte di qualcosa che non, non, non c'è dato di vedere. Esiste una realtà rivelata, che non, non, inaccessibile, che non possiamo capire perché non sappiamo dove porta questa immagine. Intanto grazie per l'iPrain. Uh, non vi dico adesso la, la lettura, ma complimenti perché, nonostante immagino tu non conosca uh, l'opera di riferimento, hai beccato in pieno il senso del film solo da questa immagine. Quindi complimenti a me dà l'idea di un diverbio nel, nel, nel ciberspazio, nel senso di due persone che interagiscono magari su internet e litigano o hanno comunque un'interazione un, un artificiale potrebbe essere un diverbio, potrebbe essere un flirting, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma questi mi danno l'idea di due avatar che si incontrano, infatti hanno pure gli occhi chiusi, credo. Lui forse ce l'ha aperti, vabbè. Nella mia testa ce l'hanno entrambi chiusi, lei chiaramente chiusi, forse a simboleggiare che nessuno dei due evidentemente si sta vedendo proprio a, ancora di più a prova che sia un'interazione virtuale. Non si vedono, ma stanno comunque interagendo in questo spazio che non esiste. Vanno in giù scrive metaverso ok tipo grande Evanni vai John. Ma a me dà l'idea più tipo di un musical però allo stesso tempo mi colpisce eh, l'immagine perché quando eh, tu vedi una cosa del genere ti immagini il lavoro finale che sarà una cosa super colorata super bella quindi è strano vedere la stessa cosa che dovrebbe rappresentare tantissimo racchiusa nell'origine che se va a vedere è il un po' l'opposto, cioè non c'è un cavolo, è tutto quanto scuro, non, non si vede nulla, a stento le espressioni, quindi a me colpisce più questo, nel senso quanto un'immagine così, che si può chiamare povera, potrà rappresentare un qualcosa di grandioso. Okay. Eh, vai Marco. A me mi ha aperto un terzo occhio quello che ha detto il professor Raina, eh, mi sono un attimo bloccato su quell'idea fondamentalmente, che è un po' una visione... Cioè all'inizio avevo pensato che era un concerto, tipo cioè una, mm -hmm. una performance. Okay. Poi in effetti ho notato pure io che era una, um, diciamo molto probabilmente un qualcosa dei Motion Capsule. Sì. È un po' sì, come notare che c'è sempre un, un artista dietro, magari che tu non vedi, che fa un lavoro, che, che non arriverà. Cioè che arriva come un po' Man in Black, quell'eroe quell che fa la, la determinata cosa, ma nessuno lo sa e poi gli applicano magari la faccia di un'altra persona, okay. un'altra creatura. Cioè, non ci sarei arrivato se non c'era quella parte del professore. Però mi è, ho ragionato poi di conseguenza. Ok, allora il film è Holy Motors eh, di Lioccarà, eh, tra l'altro, credo sia già uscito il suo ultimo film che Andrò a vedere a giorni, eh, Matteone. Grazie. Eh, grazie, grazie, grazie. Eh, 50, eh, 50, 50 eh. sub. Eh. Che cos'è? Prima ha scritto: Non riuscivo Mamma a donare mia. i sub, oh, no? No, eh. no, no si È scoppiato del live trade. L'hai aiutato un mod. Grazie, moderatori. Grazie, Minchia. Matteone. Regala, il gol per l'evento all'Ubus è sempre eh, il punto. Piappicina, lunedì, lunedì, ore 21. Un grande evento con tantissime persone. Forse 20 partecipanti, nuovi personaggi. Comunque. Uh, allora, sì, guardatelo assolutamente se non l'avete visto Perché per me è il film più bello degli ultimi vent'anni Chiaramente è motion capture Adesso non vi sto a raccontare il film Però la trama, proprio in due parole È il protagonista, che è quello a destra Che è un attore E all'interno di questa narrazione lui viaggia praticamente in una sorta di limousine E per tutta la durata del film Che è una giornata Eh... Uh, Uh, veste i panni di vari ruoli. Ok, in questo momento motion capture, in altri fa una sorta di bestia particolare, eccetera. Ed è tutto un lavoro sul cinema e sul ruolo dell'attore, uh, che esiste anche senza le telecamere. Chi lo sa? Poi il finale con le macchine che parlano, vabbè, incredibile. Uh, okay. Quindi guardatelo. Allora adesso parola ai mercanti: Holy Motors, Holy Motors. Holy Motors, film assurdo, uno dei film più assurdi che abbia mai visto in vita mia. Cioè, non ne ho visti troppi, però, veramente sono rimasto a bocca aperta ogni scena. Cioè, cose assurde. Comunque. Per queste immagini abbiamo fatto un bel tappetone sonoro, okay. ambientale, vai. Figo, ho avvertito proprio Molto bello. il ciber. Sì. Oh, oh, per... <ride> esatto, esatto. E sì, Dai, poi tra l'altro per... dicevo appunto mh, che l'interpretazione del prof, Luca, è stata incredibile, ma come al solito non c'è un'interpretazione giusta, nel senso che il bello di questo gioco è esaminare l'immagine così come la vediamo. Eh. Però eh, mi emoziona sempre quando uno riesce a cogliere da un singolo frame anche parte del senso del film, cioè significa sia che l'immagine è molto evocativa per l'appunto, sia che insomma, è, la capacità di lettura è ottima. Ok, andiamo avanti Ottima scelta l'arpeggiatore. Mm -mm. <ride> Grazie. Prossima immagine. Vediamo un po'. Bo... Arriva. Partiamo sempre da Luca, credo sia sempre la Io mia ultima. Mouse, Poi ci sono quelle di Ale. Qua. Oh, questo fotogramma di un film sicuramente, però non lo riconosco. È, è, è bellissimo, a parte la scelta cromatica: che insomma, c'è questa bellissima, questo bellissimo rincorrersi di toni. Eh, Complementari in questo caso, eh, l'azzurro e il la rosa, eh, con una bella, una bella inquadratura dei visi. Anche l'incarnato sembra quasi richiamarsi. Eh. Lei è più una natalità, più fredda, lui più calda. Quindi, foto dalla composizione perfetta. Se fossero delle braccia invece che delle scatole di cioccolatini, sarebbe un Canova che, insomma, che abbraccia, insomma, eh, che incornicia <ride> gli occhi co come in amore psiche. Eh, che ba, insomma, sembrano. Di gonfetti, di mentine, un amore, una dichiarazione d'amore a una cliente affezionata. Eh, una lettura buffa potrebbe essere questa, sono lei lei uh, finalmente ha deciso di incontrare la persona che le regala da una vita la stessa scatola di cioccolatini o di caramelle, di zuccherini, di bonbon, quelli, quelli zuccherosi, e finalmente va a incontrare questa persona e poi insomma, lui le dichiara il suo amore. insomma, C'è un che di io romano. Visto, io ci ho visto questo, cioè nel senso sia sì, una, una dichiarazione d'amore ma più un amore non corrisposto. Perché? Sì, sì. Uh, lei è chiaramente fredda al, a questo me messaggio, no? Cioè, lui in testa ha la stessa parola no, che sta scritta sulle scatole, quindi è come se quelle scatole simboleggiassero l'amore, che lei ne ha già appena. Acchi, letteralmente lui dice: Ma io ti voglio dare l'amore, ma lei già ce l'ha? ne frego un cazzo. Una montagna, e cioè. quindi è, è a patti: no, una montagna d'amore. Il tuo bello. non me ne frega niente. Mi bello. sa di amore non corrisposto molto bello. E loro sembrano un Wes Anderson, però non, non so è Wes Anderson. <ride> Indovina il, il film, Marco eh. si sì, gioco a quello, ma poi dalla fotografia perché non l'ho sì. proprio visto. I colori guardare. pastellosi, eh sti colori vabbè. Sono no, infatti è proprio top. La colorazione, la eh. scelta paletta, cromatica veramente azzeccadissima. Io non conosco il film, non conosco la scena infatti sono molto curioso di vedere de... questa de... 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 scena qua è un fortuna. grandissimo film il film è The Grand Budapest Hotel eh, ma intanto Alessandro prego oh, sì. <ti e> quindi... <totipi> guarda eh, visto che abbiamo già detto tutte cose assolutamente condivisibili <ghi> aggiungo un dettaglio <ride> <totipi> <totipi> Come ci sono finiti questi due personaggi lì in mezzo? Cioè, la costruzione proprio scenografica ti dà l'idea che loro siano base. veramente all'interno di, un, di una stanza costruita uh, da, questi, da queste scatole. E non lo so, a me ricorda un po' eh, l'idea della depersonalizzazione. Cioè, lui alla fine... Non ha una reale identità perché è lì in mezzo alla divisa, al berretto che ti, ti racconta immediatamente che sta lavorando per questa azienda. Chissà, non riesce a capirlo, ma sai che lui in qualche modo fa parte di questa roba. Ci si trova in mezzo e ad un certo punto blocca questa ragazza e le dice: Guarda, che esisto anch'io. Io non sono soltanto il facchino, il fattorino, o l'addetto alle consegne eh, di questa gigantesca fabbrica. Esisto, ho un'identità, ascoltami. E lei tutto sommato lo sta ignorando. Poi, vabbè, la sua costruzione estetica è perfetta. Cioè, ti ricorda immediatamente una ragazza nordica con questa pettinatura assolutamente improbabile, <ride> lo guarda negli occhi, ma ti sta dicendo: Non è che mi interessa granché. Anche la scelta dell'attore maschio è perfetta. Insomma, in un frame riesce a raccontarti un milione di cose e potremmo andare avanti a, a, a interpretarlo all'infinito. È, è, al allora. <ride> è una chiara critica al capitalismo. È una chiara critica <ride> al capitalismo che depersonalizza gli individui, certo. Eh sì, perché sì. se. Quei pacchi eh, fossero di Amazon E lui fosse un dipendente di Amazon Funzionerebbe lo Perfetto, stesso no? Cioè, Io esisto cioè, Voi siete ricoperti dal consumismo no? Da sì, pieni consumismo di pacchi di, di cose Che dietro di esse Hanno sempre delle persone vere no? lui sta, sta là a prenderla quasi disperato A questo punto oh, Guardami negli occhi Basta Ci sono a io russetti, Basta sfruttare i dipendenti di Amazon Grazie mille fuori. ad Amazon Prime, Amazon. Prime <ride> Per <ride> darci il <ride> No ma magari Ah, e magari la conosce benissimo, se, se fosse nel contesto di Amazon, perché avendole eh, creato la logistica di tutti i pacchi che ha ordinato, sa quali sono i suoi gusti, sa che cosa vuole, che cosa desidera. Potremmo andare avanti all'infinito e sovrainterpretare. Vero, vero. Ma è questo è il bello. Comunque sì, lui... parliamo di The Grand Budapest Hotel, di Wes Anderson, un altro capolavoro, e anche l'ultimo film di Wes Anderson è nelle sale, quindi un po' di pubblicità, l'ho visto l'altro giorno, molto molto bello. Quindi guardate pure quello. Lui è tipo un fiocco, a notare sta cosa. C'ha cioè, lo stesso colore. Sì. Quindi è tipo come se fosse un fiocchetto. Ecco. Sì, sì, sì. Vabbè, ovviamente, Carino. come il regista, diciamo, che basa tutto su, sulla perfezione stilistica delle inquadrature geometriche, quasi mm -hmm. e eh, sulla colorazione. Un po' pastellosa, anche se nell'ultimo film cambia tonalità da quel quanto riguarda la fotografia, Magari ci sono lui anche delle. Le degli inserti in bianco e nero avendo lo stesso colore del fiocco magari simboleggia la stessa utilità che ha il fiocco eh, pure, per lui no? cioè è una cosa ornamentale abbastanza eh, non indispensabile ecco. okay. Luca stavi dicendo qualcosa? Che, oh, volevo googlare Mendels uh, o metterlo su Amazon per capire che cosa contenessero le sc scarpe. <ride> mi è venuta la curiosità di... Non sono venuta a voglia di un Mendels, qualunque cosa sia. <ride> Vedi, il in realtà è un è. placement per... È un placement nostro <ride> oggi. <ride> Ma che c'era dentro alla fine? So sa sono... è... ah. Non sa so... che manco, mi ricordo, comunque dolci. Però dolci. Non me lo ricordo. Oh, oh, di... Non lo specifico, non me lo ricordo. Lui sembra un, un pasticcere <ride> a vederlo dal vestito. Ok, allora, mercanti eccoci qua eccoci 3, 4 3, No. no, alla fine, eh, fine volevi, <ride> Come l'avete La questo... interpretato questo no finale? Che cos'è per voi? Eh, che mi... <coughs> mi sa che in questo momento non gliela da. Ah, è... però magari, magari in un futuro sì, era, era lui che si stava a costruire nella mente ok adesso me la sposo faremo quattro figlie poi no sì, eh, torna una nella una realtà. realtà mi è sembrato proprio un sì. sogno suo e poi la realtà Bravo. che ti sbatte sì, sì. in faccia quel no lui figli ma io sono baro. sicuro che poi sono sicuro che ci ripensa lei poi tornando a casa quindi magari sarà un quando, sì. quando il protagonista andrà più sull'essenza e non sulla forma chi lo sa Ok, prossima immagine, le mie sono finite, quindi credo di Ale devi andare in... a ah, retroso però. Uh, no, ce n'è un'altra. C'è un'altra? Poi andiamo a retruso. No, non credo sia la mia però. Pa, 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 pa. Sì, non è, è la mia. Questa chi l'ha scelta? Che figata! Questa è mia. Alessandro, allora partiamo da Luca sempre. Questa è inquietante. Oh, è una via di mezzo tra la casa di carte e Squid Game. E quindi è molto, è molto moderna, però l'immagine è veramente inquietante, cioè l'idea dell'isolamento, dell dell'alienazione e della mancanza di relazione sociale. La cosa intrigante è capire uno se stanno leggendo o se stanno fotografando, nel senso che stanno guardando noi, che è una cosa che è molto ammiccante, cioè, in realtà stanno guardando lo schermo o stanno fotografando noi o stanno guardando noi o stanno inquadrando noi. E poi c'è questa luce dietro che è abbacinante, che è bellissima, nel senso quasi sacrale, sembra una trifora, cioè sembra una, um, come si chiama, una finestra da, da cattedrale gotica medievale con le tre luci che, che, che inondano di, boh, di qualcosa, anche qui non si capisce, eh, è una luce del giorno, una luce asettica, un'astronave, qualsiasi cosa che... Tutto rende, però veramente un po' asettico un po' distante, c'è distanza. La è distanza dell'osservatore. Ha un po' paura. Sì, a me allora, sembra. immagine questa qua, una delle più belle, secondo me. Perché è talmente strana che all'inizio neanche ti accorgi che è specchiata. Perché calca molto, perché faccia caso quanto i personaggi si assomigliano tra loro, oppure eh, guarda, per esempio, la frangetta. Cioè, sì, tu vero, non te ne accorgi così a impatto, eh? Ho pure Io ho dovuto vedere la fede da entrambe le mani subito perché, da eh. questa visuale così, no, eh. stavo un attimo stunnato. Mi è eh. è molto idea. interessante perché, comunque, tu vedi queste persone, sì, persone che sono ecco. rappresentate tutte quante Specchiate, uguali sì. e il fatto notato. che sia specchiato e neanche se vede c'è cioè una, cioè una cosa assurda, ti giuro. Sì, sì, beh. È proprio la chiara rappresentazione da, questo dell'avatar. Forse si capisce un po' da talmente utili uguali che tu neanche te ne accorgi di un qualcosa proprio di scontato. Sì, sì. Esatto, infatti, è bellissimo. la potenza di questa immagine, secondo me, sta proprio nel fatto che ci metti un pochino per capire che è la stessa immagine specchiata. No, Vabbè, ovviamente il richiamo, soprattutto per noi che facciamo, che, che abitiamo in questo mondo, è la gimmick, l'immagine, l'avatar digitale, mi sembrano appunto dei selfie o comunque alzando il braccio, cercare magari l'illuminazione giusta, eccetera. Uh, quindi si fotografano con una maschera, molto semplicemente, sono tutti uguali, ovviamente, anche no. il taglio dei capelli, quindi anche oltre la maschera, eh, mettono uh, qualcosa che non rappresenta loro, chiaramente. Mi viene eh. da citare Francesco Gabbani, quando dice i selfisti anonimi. Eh, Mi sì, sembra il gruppo sì. dei selfisti, cioè nel, eh, nel, nel caso si gli stessi a fare un selfie. Sì. Eh, è cioè sarebbe... come se loro fossero estremamente anonimi. Sì. Però magari è tutto così, vedi? Tutto sul grigio giallo, cioè dei colori per nulla accesi, avana. E poi magari nel telefono hanno una faccia bellissima e sono colorati mm. tutti Certo, accesi, ma esternamente cioè, probabilmente... la percezione è. Come magari eh, siete tutti Playmobil come quando ci riferiamo. Eh, sì, come eh. quando ci riferiamo magari ai TikToker? Ma non per voler male a loro ovviamente, ma per il fatto che sembrino tutti uguali. Ed sì. è normale nelle mode, è sempre stato così. Però forse ecco, in questa in quest epoca, un po' alla Black Mirror, e quello che diceva Luca, secondo me è interessante. Ovvero questa luce che non è messa a caso mm. sembra quasi dirci fuori c'è qualcosa, ok? Qualcosa di incredibilmente luminoso e potente in contrapposizione con la cupezza dei volti e anche dell'illuminazione proprio sui loro corpi, che è triste. Come mm -hmm. la salvezza nella luce. Sì, 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 direi di sì. Eh, Ale, dici, dici tu su questa immagine? Allora, questo frame arriva da un episodio di Black Mirror. È il primo che abbia mai visto nella mia vita e non ho dormito per due giorni dopo aver visto questa roba qua. Se guardate l'immagine sul, sulla vetrata, alla fine. Sembra che loro siano all'interno di un è il bus. È un segnale bianco allora, Mor morire. Esatto, vedi il simbolo, ah, è vedi, quella gatti, roba, è che vedi. il segnale, il segnale che fa impazzire le persone. Poi oh, scopri dico. che alla fine è semplicemente una prigione, un circolo detentivo dove questa donna le viene cancellata la memoria e deve costantemente rivivere. Mm. Questa giornata dove tutti vogliono ammazzarla perché dico. lei aveva ucciso i suoi figli. Una roba malata, distorta, folle, dove tutte le persone lì intorno la inseguono e le fanno dei video e indossano queste maschere o comunque sono personalità assolutamente anonime che non agiscono. Non, non... E lei chiede aiuto, dice perché non intervenite? E loro fanno i video. Che se ci pensi quando poi vai a vedere cosa succede nella vita di tutti i giorni, quando c'è un incidente, stessi. una rivista, eccetera, la gente intorno che fa il campanello e. Inquadra la cosa, fa il video, ma non fa nulla perché siamo spettatori e dobbiamo documentare senza essere parte attiva. È uno degli episodi più belli in assoluto della serie. Avete detto tutte cose condivisibili: eh, depersonalizzati, le maschere. Non capisci se loro sono eh, de de dei burattini all'interno della cosa oppure osservano la realtà in modo del tutto anonimo potremmo andare avanti a interpretarlo all'infinito, guardatevi Black Mirror perché è un capolavoro, soprattutto le prime stagioni, sì, prima e è, la, è il mondo dove viviamo. Cioè alla fine, pur in un'ottica un po' apocalittica, fermo restando che il regista e lo sceneggiatore di Black Mirror è in realtà un entusiasta tecnologico, cioè una persona che crede nella rivoluzione digitale, dice, ha una potenzialità incredibile, ha messo a fuoco alcune criticità e... Cinque-sei anni fa aveva già parlato di metaverso, perché ci sono almeno tre episodi di Black Mirror che dicono che, che in qualche modo anticipano esattamente ciò che ha detto Zuckerberg settimana scorsa. Quindi è perfetta. Oh Michael l'ho vista praticamente tutta Black Mirror però non me la ricordavo questa puntata eh. Ma, Ma tipo, serie, tipo quella dell'app eh. di dating dentro quella, sì. un universo alternativo sì che è tipo ah, quella del, del valore che la persona assume in base ai like che prende. no quella è un'altra pure Lady Player te. One quella è dell'anima gemella che hanno tipo un tot di tempo sì. Sì, tipo sì, sì, che in realtà era un'app di dating sì 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 que quella cosa si scopre che alla fine era tutto successo tipo in poco tempo dentro un telefono vabbè su questa è vecchissima su sì. questo vi consiglio anche The lobster, molto ah, molto sì. bello. Uh, sì, poi in realtà la, la qualità secondo me, boh, più che altro contenutistica, è un po' scesa, nel senso che poi ho visto l'ultima stagione tre episodi, certo. uno più brutto dell'altro, terrificante. Detto tutto, la terrificante prima. Sì, cioè, quello, quello con Miley Cyrus è qualcosa di imbarazzante. Quello del videogioco, un po' scontato, Caruccio, ma insomma, <ride> così, Le così. prime due stagioni, sì. forse anche la terza, bellissime, poi è sì. in, in, in caduta libera, però sì, ci sì, sta. Sì. Bello anche non è semplice. Video. Non marito... è semplice di ragazzi standard. No, beh, vabbè, questo... Poi sai che magari alcune cose eh, anticipate di soli cinque anni sembrano formidabili. Esatto. Eh, nel momento in cui noi viviamo già alcune cose rappresentate all'interno di Black Mirror, ci sembrano meno assurde. Cioè Ma nel no, senso, no. tu guardi Brasile. Eh oggi aveva previsto qualcosa o Videodrom facessero oggi Videodrom non avrebbe la stessa potenza ovviamente perché o, o Existence per esempio sempre di Cronenberg mm. eh, ok vabbè, mercanti eccoci ok <susurra> Sentito veramente Mamma questo mia. autobus che sballonzolava, inquietudine proprio, <ride> follia, sì, un po' sì. di follia. C'era sì, lo so. Ma ricordato anche un po' con ovviamente influenze molto più moderne, Bernard Herrmann, compositore sì, sì. per Hitchcock, però molto sì. diciamo in chiave moderna, anche una sorta di, di ossessione. Ci ho sì. sentito, tipo psycho. Eh, Questa cosa solita ecco, esatto, è quello. quello, quello sì. Esatto, sì, però, Solo è che è il coltello è il cellulare, sì, esattamente <ride> proprio quello, quelle vibes lì. Ok, figo avanti, passiamo alla prossima immagine. Si parla di tecnologia alienante Marra come Nexus Existence Terzo Biotrome. Beh, eh, è così. Sì, eccola. Oh. Uh, vai, Luca. Eh, 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 sembra quasi un uh, TED Talk uh, con uno sfondo suggestivo. Cioè, una relatrice che parla. Del, uh, del tesseratto, nel senso di un uh, solido uh, quadridimensionale, sapete che? A volte per immaginare la <ride> quattro dimensioni dobbiamo ricorrere a delle ombre, un po' come Flatland. No? Quindi l'idea è, guarda, quello che stai vedendo adesso è questo, ma in realtà allude qualcosa. È un po' quasi un'idea platonica. C'è cioè, un qualcosa di molto metafisico dentro questo. Cioè, siamo dentro una stanza con dentro una luce che illumina una sfera che in realtà proietta un'ombra. Insomma, davvero è una caverna. Ecco l'immagine, una specie di caverna 2.0 in cui si vede qualcosa che è una proiezione. Di una realtà che non è inattingibile e questa povera uh, cerca di spiegarcele, eh, Dio ci guarda quello che vedi è questo, ma allude a qualcos'altro che forse è inattingibile. Forse è solo un'idea di quello che è e cosa sia la sfera, ma potrebbe essere di tutto: eh, da un virus uh, di nuova concezione al metaverso all'architettura di un sito internet. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Io ci vedo, Debora Serracchiani, <ride> e... <ride> e poi vedo l'ombra si mangia l'oggetto. Per la prospettiva sì, questo. Sembra dove te mette Macimbou quando te mangia con te fa diventare un, un biscotto. Sì, anche una un sorta di di sfera di ragnatela. No, a me sa, tipo, quando si prova a decifrare una cosa indecifrabile, proprio lì mm. l'ignoto o un codice, proprio appunto... Quel codice genetico. Sì, un Nessun... qualcosa che va oltre la nostra comprensione. Mm. Questo mi ha dato l'idea. Sì, sì, sì. A me mi ha ricordato un po' Hypercube, quando lo vedi da mm. fuori, tipo. Sì, sì. Eppure un pochetto, non lo so, un... tipo una donna che sta spiegando come due pianeti... Stanno per colpire, stiamo per mm -hmm. morire tutti. In estinzione <ride> di massa. Mm -hmm. Oppure Novulo, mi è venuto in mente adesso. A pelle, un, sì, no, ovulo. un ovulo? Sì, come se fosse un ovulo. Eh sì, tipo l'idea di ti so boh. Ok. Sì, comunque, ragazzi, so lo scrivo. Gli sì, gli sì, gli lo gli dico gli anche per voi. Lo state scrivendo. Detto, sì, Twitch stasera c'è un po' di problemi. Ma adesso hanno scritto che i moderatori stanno lavorando. Infatti, anche per quello c'è un calo di views, eccetera. Però boh, spero funzioni almeno a voi. Ma vabbè, lasciamo perdere. Uh, per... Ok, Alessandro. No, Gianluca. Vai, vai poi. Ah, Guarda, a me questa immagine mi ha stunnato molto la prima volta che l'ho vista, perché comunque eh, mi dà l'idea di un qualcosa che non comprendi. Cioè, c'è presente quando magari ti fanno vedere una cosa nuova, grande, che però tu non eh, comprendi, quasi come se fosse una cura, un qualcosa proprio di maestoso. cioè io non so cos'è, ma sembra essere un qualcosa di grande, un qualcosa di molto complesso. Che, come vedi, già dalla visione è complesso, però ha bisogno di un'altra visione per essere compreso quindi proprio un qualcosa di incomprensibile e affascinante. Ah, dici che è sempre la stessa vedi, immagine, è come se viene volte. riflesso, però con, con quella cosa di ah. luce. Cioè, luce. Quindi, come se è complesso, ma per vederlo realmente devi Vero. vedere dietro. Cioè, è eh, bidimensionale cioè, è e tridimensionale. E lei non lo vede perché sì, magari è coperta. È un'illuminazione, quindi... cioè chiaramente costruita, perché. È... Ha un'ombra strana, effettivamente. Questo fascio di luce mm -hmm. attorno all'ombra, molto particolare. Insomma, quasi un ma modo di... Poi... lettura, ma ha visto quelle cose che tipo per vederle bene, devi sì. fare tipo un trick? Sì. Tipo una cosa del genere, mi ha mm. dato quell'impressione. No? Ok, sì, è vero. Poi non so, credo sia una fotografia di un'installazione artistica, prof, ci dica. Un linguaggio. Sì, è un, un omaggio che è stato realizzato a Londra per Olafur Eliasson, che è uno dei più importanti artisti contemporanei, che lavora intorno al tema della percezione. Fa questi percorsi artistici dove, non lo so, tra i più famosi ci sono delle stanze con delle luci molto particolari che annullano qualunque eh, radiazione nello spettro elettromagnetico se non, che so, la luce gialla, quindi entri dentro e diventi tutto completamente giallo, si annulla qualunque percezione dei colori. Qui sta lavorando sul concetto di forma, sul concetto di tridimensionalità, c'è un'ombra proiettata, ricorda i solidi platonici, ricorda quello che... Eh, Leonardo da Vinci disegna all'interno di un saggio dedicato alla divina proporzione di Pacioli del 1509, dove voleva dimostrare l'esistenza della proporzione aurea. È tutto eh, che si ricollega in un certo senso a Matrix, a cosa è reale e cosa non lo è, a cosa ci sembra più reale rispetto a quanto non sia davvero empirico e tangibile. È un artista pazzesco, fa delle cose tutto sommato anche criticabili perché sono molto spettacolari. Però alla fine fanno riflettere. E stunna. cioè, guardando anche okay. solo la fotografia, effettivamente dici: Cazzo, ha, ha colto qualcosa di, di reale, che, che sento come concreto, come, che, che fa parte della nostra vita, insomma. Alessandro, a proposito di Matrix, hai hype per la nuova uscita? Eh, sinceramente, no. Io, Nel zero. Senso che <ride> Io ho paura, non... invece. Io ho paura. Eh, <ride> guardando posso... il trailer, so, ho iniziato a. a percepire qualcosa che mm. non funziona non va io, ho io non paura ho visto che diventi neanche un... il trailer esatto. e... ma è diretto sempre dalle wachowski sì però mm. eh, l'hanno veramente hanno calcato la mano nel, nella direzione che va preso non so Matrix Revolution azione Ezza. effetti mm. speciali della madonna però poi la roba che c'era nel poi, primo Rostanz. film sembra ma un po' essere venuta meno a cioè, meno tre, me so <ride> sì, a dire mi sono piaciuti tutti e tre prego no. Luca Posso dire che già al terzo, fosse qualche percezione che il quarto avrebbe fatto schifo. Così, è so come. Un po' il finale a me è andato a Non lo so. A me, in realtà, sono piaciuti tutti e tre. Però non lo so. Boh, non mi hanno mai deluso, in realtà, le Wachowski. Quindi vedremo. Spero no, bene. Cioè, sono molto impaurito. Sono non, non ho hype nel senso che per me l'opera era già conclusa poi c'è anche Animatrix volendo che è che il primo era così è? un capolavoro estremo che è Anim difficile Animatrix è una serie no, diciamo sempre sempre quello. diciamo scritta diretta da Wachowski ma di animazione che riprende altri ah, filori okay. molto bello sì, che, che spiega sì, sì. cosa è successo prima sì. che ti dice eh, il, il prequel, percorso sì. storico ah, che sì. ti sì, porta a che mondo molto bello a me, a me piace un sacco Matrix questa cosa ne la sapevo il primo sì era un capolavoro ma in realtà loro già l'avevano diciamo scritto pensando poi a dei seguiti chiaramente un film cavolavoro, chiaramente ispirato, lo sappiamo a Ghost in the Shell, ma non ne hanno mai fatto mistero e ad altre opere. Ok, mercanti Eccoci, pronti? Riffo <totipo> mi ha ricordato una cifra atmosfere diciamo oniriche alla Final Fantasy quasi Final È Fantasy vero. 9 tipo con laguna 8, sì, se no. sì 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 certo cazzo. La riflet riflette questa at quest atmosfera di un mondo che non esiste ecco. non era facile questa qui mm -hmm. però eh, le immagini così geometricamente Così perfette come la sfera mi, mi ricordano sempre qualcosa di non so, anche digitale, eh, ma sì, sì, certo. Qualcosa di futuristico, come dire. Okay. Anche se in All realtà sono o immagini simboliche collegate chissà a che cosa in realtà queste geometrie perfette diciamo così gliarce il volume Sì, ma sta cosa del blu, 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 dà proprio una cosa sì, sì. che fluttua a mezz'aria quindi ci sta proprio <ride> suonate un attimo, scusate, è <ride> <no, ride> un veloce, cercato... un prova. Continua a suonare Suoniamo. un accordo perché ho alzato un po' il volume pure che pu... okay, per... perfetto, Poi, perfetto. Per... Grazie. Ok, allora andiamo all'immagine credo sia la penultima. Vediamo un oh, Ok, aspetta, però non ve la spoiler. Bravo. Ah, pensavo fosse quella in fondo, quella sul quadro, oh. beh, un attimo. Eh. Beh, un attimo, eh. pensavo fosse oh. quella sullo studio. Ah, beh, 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 beh. Wow, oh. che bello. ah Prego Luca. E questa l'ho scelta io, quindi. Ah, l'ho scelta tu, <ride> pensavale. Allora non prego non Alessandro. Io, che bello. Eh, la, la, la conosco troppo bene, farei okay. una fatica incredibile a non... Andate, andate <ride> voi dai. Questa okay. fa, fa, paura, fa paura quanto Black Mirror, eh? e Black sì. Mirror eh, sì, È Black Mirror non digitale analogico. Superare. Allora. Paura. A me non fa paura è Perché okay. non ha una logica Perché il cielo è il giorno e il resto è la notte È sì, vero porca trota È questo, il trick che potrebbe, che potrebbe sembrare un attimo quella cosa che ti viene Quando stai contro luce però in realtà è non c'è qualcosa è... che fa un'enorme ombra Proprio dietro la telecamera. Eh. No? Cioè, oppure eh, sai, non tipo... ha senso cioè, Oppure no, è semplicemente un'immagine Tipo in no Independence sense. Day Come quando c'è l'astronave che fa quell'ombra fortissima Però in effetti eh. sì è, è vero, sembra proprio notte, c'è sta lampione acceso. Però in realtà è notte, però hanno messo il cielo. Ma capito. ha dato comunque un senso di pace. Sarà perché se, non è che mi mette ansia la notte e neanche il giorno, mi dà un senso di ritorno a casa. Cioè c'è di... cielo blu, comunque, è vero, te, te tranquillissimo. A me eh, dà un senso. Guarda, quando rompi faro... le dinamiche che riguardano il tempo, comunque a me crea sempre una cosa di tranquillità. Faccia caso. Mm. Ma anche il concetto proprio stesso di rompere il tempo, andare contro il tempo. Ce la vedo come una cosa piacevole. Quindi l'immagine di sé per sé, per quanto può colpire, regala come stai, vedi, te, serenità, tranquillità. Non è una cosa che mi inquieta al punto che vengono in mente delle cose negative. Mi inquieta ma dal punto di vista buono, capi? Mi viene allora. in mente che quell'ampione lo vedo, anche se non l'ho mai visto in vita mia, lo vedo sempre quando torno a casa. Nel percorso che faccio a casa e mi mette quasi tra tranquillità, che sono quasi arrivato. Okay. Tut Tutti abbiamo delle cose simili, no? sì. una cosa che vediamo che ci fa capire che siamo vicini a casa. E mi dà quella sensazione là. Allora, io devo spezzettarla L'immagine a sinistra, nella parte sinistra di questo palazzo, mi sembra emity l'horror È vero, uh, poi zoomami un po' sul faro. Ok, questa parte qui più un film noir. L'esorcista pure. Ah, anche sì, esatto. Eh, e sopra, sì, chiaramente questo contrasto assurdo tra giorno e notte. Poi anche il riflesso, il riflesso sotto nel, nel laghetto, insomma, è, sembra pitturato proprio su, sull'acqua, è molto strano. Ma non lo so, mi ricorda un po' Magritte come stile. Un mm -hmm. mix di influenze varie, chiaramente sì, quello che ha detto Gianluca è, è il fulcro, cioè notte ma giorno. Quindi un po', un po' esorcista, un po' MTV horror. Sembra quasi una foto, non si riesce a capire è disegnato così No, bene. no, credo sia un dipinto È un dipinto, a un... livello dei dettagli, sull'albero Poi sì. vabbè, qua è comunque sì. scannerizzato Davvero, vero, anche Dr. Jack in Mistred Sì, quell'ambientazione mm. è lì Quell'ambientazione mm. è lì, noir, horror, diciamo Sì, in effetti la sensazione potrebbe essere Che anche se è giorno c'è così oscurità Intorno a quella casa, è così oscuro che magari è, è notte, pure se è giorno. Sì, però c'è il faro, cioè che comunque eh, sta al centro. Ma anche quelle luci lì a sinistra sono chiaramente luci da notte, insomma. Sì, cioè... sì. proprio Villola, Ma tra l'altro, come ci entri in vederla. questa casa? Eh, infatti, cioè, non hai... c'ha le porte. Stavo per da dirlo. questo lato: <ride> no, da questo <ride> lato non ha porte. È quella la cosa Non più. solo, ma tutte le ipotetiche aperture anche da quelle finestre. Tutto sì. sommato, sembrano sufficientemente basse per poter entrare. Sono sigillate, sono chiuse. Mm -hmm. Tranne sì, quelle sì, due sì. finestre lassù in cima. Che comunque, comunque è. forse è il taglio della è la prospettiva. Però è no? abitata. Comincia a diventare inquietante un po'. Eh? Comincia a eh, diventare. Mamma mia, è è la cosa più inquietante. Più è, è abitata. Tra... Eh, mi zoom un po' le porte, quelle verdi. Sì. Infatti, è come porte, tomate. insomma, quelle finestre. Io, io, eh, sì. io ho pensato che semplicemente che fossi il retro. Però sì, semmai ho ar degli armadietti. Armadietti, sì, con quelle bravi. gli armadietti, bravo, gli armadietti delle scuole americane, no? Eh sì, 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 da college americano c'è tutto un insieme di, di elementi che non devono stare nella stessa immagine cioè li guardi nel contesto e dici questa cosa non ha senso, però il è suo, bella cioè libro. esteticamente è una bellissima immagine, ed è il perturbante freudiano, no? Qualcosa che sì. eh, riconosciamo, l'abbiamo visto mille volte ma non così, non può esserci notte yeah. e giorno, non può esserci una casa dove non posso entrare con delle finestre accese è incredibile, lascialo la parola a Luca perché questa è la sua non c'è buio <ride> no, no, senza, no, ma un ma è singolo, sano, senza eh. senso la parola all'esperto, sei tu l'esperto, diciamo che quando mi hai detto scegliere un'immagine, hai detto Le immagini rappresentative che, che parlano di me, e eh, questa è un'immagine davvero un po' il perturbante, l'hai detto tu, hai detto tutto, è il perturbante, la cosa che affascina di questa immagine è che è il sottosopra diciamo, di, 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 di una serie televisiva che conoscete bene è, è la possibilità film. di vedere che quello che abbiamo di fronte non è mai letto in uno stesso modo, c'è sempre qualcosa di altro. Cos'è che proietta ombra sulla casa? Oh, insomma, qualche inquietudine, qualche, qualche presenza e, e soprattutto eh, è, è un quadro che è notte ma che sembra giorno e giorno che sembra notte, sono un po' lo ying e lo yang in, in, in salsa belga, insomma perché evidentemente l'artista è Magritte l'avete azzeccato oh. e... Forse, ecco, questa è la più. Ci riflettevo oggi è la più eh, banale delle immagini surreali. È un surreale che uno non, non se ne accorge. Come la specchiatura di Black Mirror prima è talmente, è talmente banale nella sua, nella sua, nel suo disegno, non, non, da non spaventarti, esce poi man mano che la guardi, man mano che ci osservi, esce qualcosa di profondamente inquietante. vero, sì, perché... perché non è che sono cose oniriche, sono sì. oggetti di no. tutti i giorni. È vero, infatti, la forza è una luce è accesa. È che tu sì, sì. associ a cose che comunque sono uh, nella tua vita familiare. Esatto, ma non in quest'ordine, cioè, mm. sovverte l'ordine, diciamo, sì. uh, naturale delle cose, naturale sì. e anche uh, artificiale. Appunto, cioè quindi la costruzione, no? Però è a me bello. È calma, non so perché mi calma. Mm -hmm. Sì, sì. Ma io, quando calma. ho notato questa cosa, in effetti inizio, ha iniziato a darmi una sensazione un po' di inquietudine. Eh? Ok, ci dicono in chat, si chiama Impero delle Luci. Grazie. A me calma, Poi, delle posti, come percepisco di bunker, Cassaforti, a me mettono un'estrema calma. A me è un posto sicuro questo, esatto, cioè dove sto sì. eh, per i cazzi miei. Eh, bravo. Eh, ma infatti, a te eh. la stessa, a me è la stessa esatta cosa. No, Il okay. cielo blu tranquillizza, ma l'oscurità sotto, in effetti, è un po'. Ok, prego mercanti. Bellissimo, bello. bello veramente, bravi, bello bravi, bello bravi. bello, bravi. Non inquietante per lui. C'è stata solo una, qualche... punta, una notina sì. verso la fine, eh, sì. eh, poco prima. se poi sentì, sai che non l'ho più. Qual era quella notina malata, che tu già È Lo so, abbiamo fatto. Sai. Eh, la quarta, è la quarta mentata. È, è la notina che ti dice molto so cazzi tua. Perché poi sì. ha finito col piano che va, diciamo, in, uh, in dissolvenza. Però effettivamente lì c'era qualcosa che non mi tornava. Mm. Sì, sì, quando poggi il piede sul legno che scrocchia, il mostro te vede. Sembra tipo quello. Anche sì, sì, sul sì, primo sì. accordo. In realtà c'è un minimo di contrasto. Esatto, in effetti noi ci siamo basati sul fatto che il cielo sembra sereno. Comunque esatto, mi dà sì. l'idea di una giornata piacevole in ogni caso. Però tutto il resto sotto è scuro. Quindi abbiamo messo il piano che. Esatto. Ricorda un po' Il cielo le azzurro. stelle, capito? Con cielo. La chitarra eh, la invece chitarra che fa che cose invece... più basse e cupe. All'inizio. La, la chitarra tempo. è fangosa. Esatto, mette già questo all'inizio e fa contrasto. Con... Con, con gli accordini, cioè con, con gli sì. arpeggini, diciamo, in maggiore di Achille sopra no, molto esatto. bello, quello eh, che dicevamo, no, alla fine ti trasmette un po' di tranquillità perché hai elementi che sono propri magari della tua vita, però c'è cioè, qualcosa che non ti torna ed è esattamente il momento in cui ti rendi conto che questa immagine che a prima chitto sembra normale, non lo è. Ok, e allora è immagine, direi, eh, che, direi che siamo soddisfatti di questa live. Eh, Top live, veramente, guarda, le immagini che mi sono piaciute di più, questa e quella di Tecnico. prima che ho detto. Maker, le immagini era. più belle, questa qua pure mi ha colpito un sacco, sai? Sì, no, molto eh. bella. Io lo dico sempre in format rigenerante. Ringrazio tantissimo Luca. Spero che avremo modo anche di, di farti ah, venire sì, per sì. altre live. Magari una eh. partita a DD forse. Eh, perché... Una gara ah, didattica DD. Ah, bellissimo. Ma ah, beh, veramente, io è... voglio fare una gara con didattica un con il prof. Possiamo <ride> organizzare una gara didattica. Sì. Eh, beh, se lui ti d'accordo sì. Tra la gara didattica e il gioco di ruolo c'è un avviso, no? facciamo il gioco di ruolo, che sono molto speciale. Ma, <ride> sì, ma tu lo conosci, Lupus? Lupus? In fabula, no, in tabula. tabula. La, lupus in tabula. Come no? c'è qui da qualche parte. Come ai, no, ai, bellissimo. Eh, eh, è ufficialmente <ride> invitato per... Noi l'abbiamo come format qui al ah, Cerbero, sì. magari ad avere anche... Sì, sì ma, ma sai che lo uso in classe perché è un gioco molto interessante per, la, per i ruoli, per la creazione dei, per la contrattazione dei ruoli. Perché insomma, bisogna mettersi d'accordo, bisogna dibattere. È un, tema, un tema, è un gioco argomentativo, anche bisogna sostenere anche il passo Quindi è un eh, gioco eh, che un sì. siamo d'accordo, è molto sì. bello, è bello e formativo. Beh, guarda, mm. quando passi a Roma organizziamo un partitone lupus stravolentieri, Grandioso. ovviamente pure tu, Alessandro Mercanti, invece voi lupus? Ci cioè abbiamo giocato pure, però in privato <ride> Ma quando? quando? E come quando? Quando stavamo in fiera fuori, no? Ah sì, a voi, non eh, so, Lupus sì. è bellissimo Bellissimo sì, no? a Se volete potete anche a venire in live io. Se vi piace, che è una cosa che, che vi, vi eh, piace particolare. Sì, sì, qualche volta se si potrebbe, potrebbe, portare, dire, dire, potrebbe Magari, magari eh magari... Eh, se sentiamoci in privato, se potete, voglia, se noi, Sì, pure per cambiare un po' ah, i slot Noi vedete. lunedì alle 21 facciamo un evento in un locale, poi vabbè, ve lo diciamo. No, in ma penso per che lo caso. sanno, no, lo, lo sanno si quello che stati... facciamo oh, su sì, lunedì, sì, sì, pensa sì, che sì. l'ha contattato Anna, ah, ah, okay. okay. se ne sta parlando. Comunque lo diciamo pure per la chat, lunedì alle ore 21 c'era un grande evento di Lupus fuori porta, lo faremo in un locale con tantissimi ospiti, sarà una bomba. Beh, allora ragazzi, figa, grazie figo. mille, grazie ovviamente ai mercanti meravigliosi e al professore. Grazie a voi, a voi, sempre ispirante questo format. comunque. Bellissimo, è un piacere. Grazie a tutti, oh, davvero. Grazie, ciao! Buonanotte! Buonanotte, Buonanotte ragazzi, a tutti! Buona, ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie ciao. mille. Buonanotte! Ciao! Che squali! Stanno arrivando!